un legame fortissimo, quello di Ebede Bonafini con l'Abruzzo, la presidente delle Madres de Plaza de Mayo, da 30 anni e oltre alla ricerca di giustizia e di verità per quegli anni cupi della dittatura del generale Videla, nel segno delle 30.000 persone scomparse, per la quinta volta è tornata in Abruzzo in un fitto programma di incontri a Pescara, Montesilvano, San Vito, Lanciano. La madre, ieri presso il Palazzo degli Studi, ha parlato del dramma dei desaparecidos, instancabile lei, a 84 anni. Nosotros siamo un gruppo molto solido. Ci siamo costituite in un gruppo fortemente radicalizzato. Il sistema però ha continuato a combatterci cercando una riparazione economica. Per ogni desaparecido un risarcimento di $275.000. Alcune delle madri hanno accettato, ma noi no, non abbiamo scambiato il sangue dei nostri figli col denaro. E allora ancora adesso, dopo oltre 30 anni, andiamo avanti alla ricerca di verità e soprattutto della giustizia. In riferimento al nuovo Papa argentino Bergoglio, Ebede Bonafini non ha voluto commentare se non con un lapidario Amen, segno comunque di sfiducia in riferimento agli anni 70, quando scomparvero due sacerdoti. Una questione su cui la Chiesa ufficiale tacque. Renato Di Nicola, presidente di Cabawil, l'associazione che ha curato l'incontro. Il Papa è argentino. Sì, ma il fatto di nascere in un paese non significa automaticamente che uno sia buono o sia cattivo. Questo Papa, il problema più grande che io posso dire che può avere è che mentre sparivano 30.000 persone era al centro del potere e non ha detto niente. La madre oggi invece non era presente presso il polo museale, dove era in programma l'incontro con i ragazzi del liceo scientifico, il professor Luciano Biondi. Devo dire con tutta sincerità che c'è stato tanto interesse nei confronti della questione, i ragazzi sono arrivati, sono intervenuti. Anzi, peccato che oggi non c'è la signora Ebe, perché i ragazzi avevano preparato tante domande per lei e rimarranno domande.